Hasta la vista, ragazzi! Io sono Cyborg Gamer dal fottuto futuro ed eccoci qui oggi in un nuovo mitico episodio della serie su Dragon Ball Xenoverse 2. Bene, eccoci qua, ritornati con il nostro caro pattugliatore temporale assieme alla mascotte scorreggiona Veku. E oggi siamo specificatamente qui per andare a provare due abiti in sostanza, due abiti rari che abbiamo sbloccato praticamente dando da mangiare i figli di Majibu varie volte, ragazzi, tipo tre volte, e poi ci hanno droppato appunto non solo un sacco di doppioni ma anche un sacco di abiti, diciamo, comuni o comunque brutti, che già so che sono brutti, e poi appunto ci sono in mezzo questi due completi, due set, insomma, che sono piuttosto interessanti e non li avevo mai avuti prima, quindi insomma è una cosa nuova, proviamola, vediamo un po' come li stanno addosso al mio pattugliatore questi abiti e vediamo come li stanno con il dorato, roba che facciamo insomma spesso ultimamente. Ma prima di cominciare mi raccomando, ragazzi, ad andarvi a recuperare, se non volete essere terminati all'istante, lo scorso episodio di Xenoverse 2, in cui praticamente siamo andati a dare da mangiare più e più volte ai figli di Majin Buu e appunto abbiamo sbloccato vari e vari abiti, e appunto tra cui quelli che andremo a provare oggi. Quindi, ragazzi, vi lascio la scheda qui in alto e il link in descrizione. Adesso procediamo, quindi andiamo subito a vedere questi abiti assieme, facciamo personalizza, cambia equipaggiamento e, ragazzi, gli abiti sono quelli normali di Vegeta, quindi abiti normali di Vegeta e appunto gli abiti di Riff con il colletto della prima serie di Dragon Ball, da quello che ho capito. Quindi subito li vado a mettere. Ecco qui appunto il busto, che è una camicia tipo sul grigio scuro, quasi blu, diciamo un misto tra un grigio scuro, io la vedo più grigio scuro ma tendente al blu. E poi andiamo a mettere anche i pantaloni. Ecco, ragazzi, i pantaloni sono praticamente panna, color panna, marroncini. E poi abbiamo le scarpe, solamente le scarpe. E poi, ragazzi, abbiamo le scarpe che vagamente, ma proprio tanto vagamente, potrebbero somigliare alle Converse, diciamo, ma più a punta, fatte stile Dragon Ball, ecco. E appunto, ragazzi, togliamo adesso i guanti che non servono, così da essere perfetti. E il set si compone così. Diciamo che gli stanno bene, ragazzi, non sono abituato al pattugliatore in questa maniera, quindi appunto abbiamo questa camicia, vedete, molto chic, potremmo dire, cioè no, forse una camicia normale, ecco, perché Vegeta non è che si veste a livelli estremi tipo con robe di lusso, quando mai, anche se Bulma è molto ricca, cioè Vegeta va vestito sempre piuttosto o con la tuta da battaglia o comunque in modo casual, ma proprio semplice. Poi abbiamo questi pantaloni, ragazzi, che sembrano tipo a zampa di elefante, molto larghi sotto, e le scarpe, senza esagerare, potrebbero essere delle Converse, ci sono anche i lacci, cioè il nodo, tutto quanto, quindi fatte abbastanza bene, assomigliano a quelle di C17 praticamente, solo che quelle lì sono blu, se non erro, e sono un po' più alte, con il calzino verde, ecco, questo me lo ricordo. E quindi, ragazzi, questo è praticamente l'abito, semplice, non è una tuta da battaglia, quindi non possiamo stare qui molto a vedere i dettagli, perché così si compone, diciamo che dà un tocco di professionalità al mio pattugliatore, cioè sembra un pattugliatore d'ufficio, questo è un meme, ragazzi, pattugliatore d'ufficio, cioè che sta lì a fare le carte, a firmare, non va in combattimento seriamente. Ah, e qui vedo che c'è anche una canottiera da sotto, sotto la giacca, una maglia intima bianca che sporge appena appena qui sotto la camicia, quindi perfetto. Il colletto è tutto abbassato, qui c'è una tasca, comunque, ragazzi, diciamo che sono apprezzabili, essendo poi di Vegeta, molto bene. E soprattutto, ragazzi, mi sono ricordato che questi sono gli abiti casual, ma di Dragon Ball Super, che abbiamo visto indossare a Vegeta nell'arco appunto dell'anime di Dragon Ball Super, quindi perfetto, sono contento. Vedete che sono abiti rari, ok, non saranno bellissimi a livelli estremi, sono abiti normali, camicia e pantaloni e scarpe, però almeno, ragazzi, sono rari, sono di Vegeta, hanno un certo livello, insomma. Tolgo un attimo la QQ Bang, ragazzi, proprio per due secondi, voglio controllare un attimo le statistiche di questi abiti, proprio una merda totale. Salute, meno due tacche, vigore e attacchi di base, un attacco in più, vabbè, c'era da aspettarselo. Stessa cosa, sì, per gli altri pezzi, perché sono tutti uguali. Tra l'altro, la descrizione qui sotto ci dice abiti indossati da Vegeta durante un viaggio con la sua famiglia, quindi sono gli abiti che Vegeta usa in tutto Dragon Ball Super, diciamo, nei momenti, diciamo, di noia, in cui sta così, diciamo, non c'è da combattere, perché me lo ricordo che c'era anche, ad esempio, nella saga
appunto, forse il torneo del potere all'inizio, quando Vegeta prendeva in braccio Bra, la piccola Bra, sua figlia. Però è giusto anche, come dice il gioco, perché mi ricordo assolutamente che nel primo episodio di Dragon Ball Super, se non erro, quando Vegeta fa la vacanza con la sua famiglia, con Bulma e Trunks, che praticamente era una cosa che Vegeta aveva promesso al nostro caro Trunks in Dragon Ball Z all'inizio della saga di Majin Buu, e quindi appunto mantiene la promessa e quindi lo porta lì al parco giochi. Solo Trunks si diverte, Bulma, ma Vegeta con la faccia incazzatissima, e mi ricordo che aveva questi abiti qua casual, proprio questa giacca e questi pantaloni e queste scarpe, quindi perfetto, mi sono anche ricordato adesso. Ok ragazzi, e quindi è una merda ovviamente sotto quel punto di vista del combattimento, però se abbiamo la QQ Bang è come se avessimo un'armatura ben corazzata, ecco, come se avessimo gli abiti di Maghetta, belli potenti, quelli che mi piacciono. Quindi diciamo che esteticamente sono belli, sul mio pattugliatore potrebbero stare un po' me, lo fanno sembrare un po' più professionale, un po' una roba d'ufficio, però la cosa che stona forse è la coda che esce da dietro così alla camicia, come per tutti gli altri abiti, e i colori che magari non si intonano bene, perché al momento ho scelto questi colori, ma non sono i colori originali che avevo scelto per il mio pattugliatore, quindi il giallo e il blu così forti non si sposano bene con questi colori di questi abiti un po' più sbiaditi, un po' più blandi, ecco. Comunque ragazzi, che facciamo? Usciamo di qua, li andiamo a provare un attimino con il dorato, ma giusto per vedere come diventano sbrilluccicanti, come diventano belli luminosi e tutto quanto. Tanto sappiamo che le trasformazioni in questo gioco non fanno altro che illuminare appunto gli abiti, fanno diventare tutto lucido il pattugliatore e diventa bello sbrilluccicante. Quindi scegliamo lui ragazzi, e scegliamo un cavolo di Vegeta. Scelgo Vegeta con questo abito della saga di Majin Buu, dato che non c'è un Vegeta con gli abiti casual con la scritta Badman dietro, sarebbe bello. Quindi scegliamo lui e scegliamo un posto tranquillo come la Capsule Corporation. Andiamo. Eccolo qua ragazzi, il nostro caro pattugliatore con gli abiti di Vegeta. Non siamo qui per combattere minimamente, ma siamo qui per vedere un attimino gli abiti. Come ho detto, la parte di sotto è molto allargata, a zampa di elefante, vedete com'è larga rispetto alle scarpe, copre tutto. E la coda che si muove, vabbè, ok, il fatto è che stona tantissimo con gli abiti, perché esce proprio da dietro, come se ci fosse un buco dalla camicia dietro. E fa così, purtroppo non sono gli abiti giusti, diciamo, per un pattugliatore del clan di Freezer, perché c'è sempre questo bug della coda. Si può far finta che non esista la coda, ok, li usiamo lo stesso, però sarebbero meglio ovviamente per i terrestri, per i namecciani, per i Saiyan, quindi molta più roba lì, stanno molto meglio su quei pattugliatori. E quindi vediamo un attimo ragazzi, ok, la camicia, quindi stesso colore, anche in battaglia sembra uguale, pantaloni beige, le scarpe che sono praticamente qui su un violaceo, sì, sono viola ragazzi, e non credo siano cambiate di colore, già sono lucide di per sé le scarpe, anche un po' i pantaloni, la giacca non tanto, sembra più opaca, e questa cosa mi piace molto. E ragazzi, ci trasformiamo in dorato, sono curioso, vediamo. Ok, perfetto, un pattugliatore d'ufficio ragazzi, in giacca e cravatta, diciamo, con la camicia, insomma, casual, che va a fare il pattugliatore. Allora, sta bene, vedo... Aspetta, ho visto una certa compenetrazione qui ragazzi sul petto. Ecco, vedete? Ecco, c'è un po' di compenetrazione qui ragazzi, peccato. Questo mi fa ancora di più capire che appunto non sono abiti giusti per il mio pattugliatore, peccato. Quindi pattugliatore d'ufficio con le scarpe messe così, la posizione mi piace un sacco. E guardando un po' i colori, io dico che migliora tutto quanto, perché il dorato, facendo sbrilluccicare tutto quanto, aumenta anche il contrasto degli abiti, la giacca diventa luminosa ma molto scura, e appunto i pantaloni diventano molto chiari invece. Quindi così si sposa meglio rispetto a quando uso la forma base con questi abiti, quindi fantastico. Guardate un po' ragazzi, si sposa tutto molto meglio, anche la coda che è viola adesso. Non dico che si sposa bene con le scarpe perché hanno un'altra tonalità di viola, però questo colore scuro che ne viene fuori dalla giacca crea molto contrasto con tutto il resto e sembra davvero bene così, sembra davvero bella. Quindi pattugliatore d'ufficio ragazzi, questo è. Infatti io gli abiti così non li uso quasi mai, gli abiti diciamo casual così, giacca e cravatta, oppure appunto camicia, giacca così diciamo, pantaloni normali, sempre da battaglia, sempre così. Se potessi mi vestirei anche nella realtà con una tuta da battaglia, da combattimento.
Infatti anche nella realtà questi abiti io li odio, ragazzi, sono sincero, non mi piacciono né nel gioco e né nella realtà. Però qui stiamo a giocare a scherzare, quindi vi dico che sembra un pattugliatore d'ufficio, quindi uno che firma solamente le cose e manda gli altri a fare le missioni parallele. Questo potrebbe essere il mio pattugliatore tra 10 anni, quando appunto sarà già uscito Xenoverse 3, immagino, credo, e appunto ci sarà un terzo pattugliatore giovane che va a pattugliare fin da subito, e il nostro pattugliatore invece sarà quello anziano insieme all'altro del primo Xenoverse e sarà vestito così in un ufficio, ecco. E quindi ragazzi, di vederlo lo abbiamo visto e diciamo che gli stanno abbastanza bene, più con il dorato, questo è certo. Adesso ragazzi andiamo a cambiare nuovamente gli abiti e ci mettiamo quelli di Riff con il colletto, che sono abiti rari che si hanno sempre lì alla casa di Majin Buu dai figli di Majin Buu. E il fatto è che ci sono anche gli abiti di Riff normali che non ho mai messo, e questi qua sono diversi, sono più rari e si chiamano abiti di Yaozi, vabbè, di Riff, colletto, e sono quelli, sono andato a controllare, che indossava nella prima serie di Dragon Ball, quindi perfetto. Quindi subito li vado a mettere. Per farvi capire, questi sono gli abiti di Riff normali e sono già abbastanza carini anche per il colore, il celeste, il rosso, il nero, il bianco. E poi adesso vi faccio vedere quelli di Riff nuovi. Ecco qua ragazzi, guardate un po', il colore già mi piace, cioè abbiamo questa parte qui, questo colletto gigante che prende sia avanti che dietro di colore marrone, bello grande, vedete? Poi abbiamo tutta la parte del busto verde, i bordi rossi e le braccia appunto gialle, giallo chiaro. Quindi ci sta, direi. Quindi seleziono, vado a mettere le gambe. Ecco qua ragazzi, le gambe che sono praticamente pantaloni neri, e metto anche le scarpe. Ecco qua ragazzi le scarpe, che poi mi ricordano tantissimo quelle di Tenzing, perché Tenzing si veste molto molto simile appunto a Riff. Sono grandi amici e si vestono quasi nella stessa maniera, stessi colori, insomma, stesse scarpe ad esempio. E quindi ragazzi, così si compone questo abito. Io ragazzi non sono solito usare questi abiti qua, perché impasticciano un po' il pattugliatore, sono un po' troppo, come dire, severi, troppo chiusi, troppo lunghi, quindi secondo me non sarebbe neanche facile combattere con questi abiti qua. Però esteticamente, con i colori, poi essendo che non li ho mai visti, di primo acchito mi piacciono, ok? Poi c'è anche il logo qui appunto sul petto. Dietro non c'è nulla, dietro mi piace la forma, a parte la coda che sbuca da così dal nulla, vabbè. Però ragazzi, devo dire che mi piace, sì. Poi Riff mi sta assai simpatico come personaggio, magari non mi piace a livelli estremi come gli altri guerrieri Z, però c'è stato almeno nella prima serie di Dragon Ball, c'è stato anche all'inizio di Dragon Ball Z, me lo ricordo, e anche in Super poi è tornato. Però questi abiti ragazzi, devo dire che sono meglio di quegli altri classici che magari si sbloccano, se non sbaglio, con le missioni parallele, ecco, quindi mi piacciono, anche perché essendo che il mio pattugliatore ha questo colore su quel giallo lì, che è un po' più chiaro, mentre questo qui di Riff è un po' un giallo sabbia, diciamo che più o meno vanno ad avvicinarsi e sembra bello così, ecco. Quindi voglio provare adesso con il dorato, ma prima voglio vedere un attimino le statistiche, quindi tolgo la QQ Bang, sicuramente sarà un po' una merda, ecco, peggio di quelli di Vegeta, non pensavo. Quindi meno un attacco di aura e un attacco in più di super colpi dell'aura. E qui appunto dice abiti indossati da Riff durante il 23° torneo mondiale. Ecco, lo dicevo io, me lo ricordavo. La stessa cosa vale per gli altri abiti, meno un attacco e più un attacco, vedete? E anche per le scarpe. Quindi tutto qui ragazzi. Poi ovviamente fatemi sapere come vi sembrano in generale questi abiti e come stanno sul mio pattugliatore. Io dico che lo fanno sembrare un po' un bambino grassottello, perché fa un po' di pancia sotto, perché si allarga il busto, e lo fanno sembrare un bambino così, perché cioè proprio un infante, proprio lo fanno sembrare che la silhouette è tutta strana, come se avesse del grasso sulla pancia, e quindi sembra un tutt'uno, tutto chiuso così, e la maglia lunga non aiuta. Ecco, questo volevo dire ragazzi, anche i pantaloni che sono molto buttati così non sono belli stretti, aderenti, e non aiuta sta cosa. Comunque mi piacciono ovviamente un po' più quelli di Vegeta, ma questi devo dire anche, non a livelli estremi, ma mi piacciono. Quindi vediamo nella modalità foto ragazzi, eccolo qui il nostro caro pattugliatore, anche qui ragazzi lo vediamo con questa animazione, ma mi stavo rendendo conto che in questo gioco non c'è Riff. No ragazzi, ho controllato, non c'è, cioè avevo questa sensazione come se ci fosse, invece no, cioè ci sono gli abiti, molte volte fanno così, ci sono gli abiti del personaggio ma il personaggio non c'è, perché ci sono proprio dei personaggi anche di base saltati,
cioè tipo Riff, che è uno comunque molto importante, c'è Yamcha, c'è Tenzing, c'è Krillin, Riff non c'è, mai visto insomma. Invece in Dragon Ball Z Kakarot ovviamente c'è. Eccolo qui ragazzi, il nostro caro pattugliatore, perfetto. Così ragazzi è come si presenta appunto questo abito direttamente nel campo di battaglia. Sembra un attimino già lucido di suo, guardate un po' ragazzi, c'ha già un po' più di contrasto rispetto a quando siamo a Kanto City, sembrano già un po' più scuri gli abiti. Come ho detto, lo fanno sembrare un po' un bambino piccolo che porta tipo il grembiule, qualcosa del genere. E infatti questi abiti sono per un bambino, che è Riff, che è piccolino comunque. E appunto questo lungo abito messo su un adulto fa questo effetto, lo ringiovanisce, lo fa sembrare proprio un bambino piccolo dell'asilo. Guardate un po' il pattugliatore ragazzi, c'è una roba assurda. Sembra ringiovanito, sembra più piccolo così. Cioè guardate un po', sembra proprio corto. Cioè questo abito lo fa sembrare corto, che ha le gambe corte e il busto lungo, tipo come i bambini quando portano il grembiule. Cioè una roba assurda. Purtroppo va così, funziona così ragazzi, sto abito. Non credo che lo userò dopo appunto averlo usato oggi. Non è nel mio stile, non che sia brutto, non è nel mio stile. Facciamo dorato. Ok, attenzione, qui fa una porca figura. I colori cambiano un po', ad esempio le parti che prima erano gialle, sabbia, diventano proprio dorate, dorato sbrilluccicante, più dalla testa ad esempio. Poi appunto il verde diventa sbrilluccicante a livelli estremi, proprio luminoso tantissimo. La parte marrone diventa anche lei lucida ma non troppo, sembra più un bordeaux qui. E il rosso diventa anche bello luminoso e i pantaloni sì, diventano un po' più luminosi, c'è un po' più di contrasto. Ma non troppo, anche le scarpe, siamo lì ragazzi. E il viola diciamo che si sposa bene con tutto perché c'è un po' di dorato appunto sulle braccia, no? Che non è il dorato, lo stesso colore dorato della testa, ma è dell'abito che viene più luminoso, ecco. Quindi diciamo che ci sta, provo ad alzarmi in volo. Ecco, dai, diciamo che ci sta ragazzi. Ovviamente non li utilizzerò per combattere perché io amo le tute da battaglia, ecco. Di solito uso sempre tutta la battaglia, da combattimento, dei personaggi che mi piacciono. E quindi questi qua, per il mio stile che porto appunto sul pattugliatore di solito, questi qua non li metterei mai, ma oggi li stiamo provando appunto per vedere un po' come sono, ecco. Ovviamente così non sembra per nulla minaccioso, nonostante sia trasformato in dorato, quindi ti può fare il culo comunque, ma di base non sembra minaccioso, e questo è il problema, sembra il pattugliatore quando andava all'asilo, proprio piccolo. E purtroppo ragazzi questo è come esce fuori insomma. E quindi ragazzi oggi siamo andati assieme a provare questi due completi, questi due abiti, quelli normali di Vegeta e quelli di Riff con il colletto. Sono abiti rari, come ho detto, che non avevo mai provato prima, e quindi andavano un attimino anche visti esteticamente, commentati, cosa che mi piace fare ragazzi. Lo facciamo già quando proviamo le mosse speciali, le supreme, le mascotte, tante altre cose, e quindi anche con gli abiti ovviamente lo facciamo. Ero interessato a farlo perché ragazzi sono abiti nuovi che abbiamo sbloccato dopo tanto tempo appunto dai fili di Majin Buu, che comunque non ti droppano subito gli abiti buoni che vuoi tu, te li droppano un po' così. Questi non li avevamo ancora avuti, appena li abbiamo avuti subito li abbiamo provati. Insomma, questo video è giunto al termine. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere un po' che ne pensate di questo episodio, che ne pensate appunto sia degli abiti normali di Vegeta sia di quelli di Riff con il colletto, se li avete sbloccati anche voi, se vi piacciono o meno, e se magari li utilizzate col vostro pattugliatore. Insomma, fatemi sapere tutto quello che volete. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti, e ricordatevi sempre che io tornerò.